diceva Giorgio, appunto, quando noi abbiamo aperto l'azienda con Iose, che qua al tavolo è Sandro che sta di là in fondo. Io avevo 20 anni, loro erano poco più grandi di me, tutto eravamo tranne che i leader, ma probabilmente non lo siamo neanche oggi in realtà. Mi piace partire con questa slide dove effettivamente la leadership è qualcosa che si costruisce nel tempo, non è una cosa che, come qualcuno dice, è una dote innata nelle persone. In realtà non è così. Perché i collaboratori non lavorano bene, fermati un attimo, vai di fronte allo specchio e guarda, nella maggior parte dei casi la causa più grande del problema ti sta guardando negli occhi. Noi a un certo punto lavoravamo sulle azioni. Tu non devi arrivare alle 9.05, devi arrivare alle 9, possibilmente alle 9 meno 5. Noi lavoravamo sull'azione, cioè devi fare questo, devi fare quest'altro, devi fare quest'altro ancora. Forse dovete iniziare a lavorare sulle idee. Allora, cosa abbiamo fatto però? Abbiamo dato retta ad un po' di persone, tra cui anche Giorgio. Lui guarda io se ci abbiamo la mission, lui guarda Sandro se abbiamo la mission, facciamo la mission. Come la facciamo la mission? Condividendola con i collaboratori. All'epoca avevamo 10-12 collaboratori, ci siamo seduti intorno a un tavolo, abbiamo iniziato a fare delle cose e in una giornata abbiamo tirato fuori la nostra mission condivisa e contestualmente è uscita fuori anche la vision e un codice etico che noi poi abbiamo preso e abbiamo iniziato ad utilizzare, l'abbiamo messo sul nostro sito internet e ogni volta che arrivava un collaboratore nuovo gli facevamo capire effettivamente quale potesse essere la nostra mission. Sembrava una fesseria, però in realtà spesso nelle aziende i collaboratori non sanno qual è la mission dell'azienda. A volte addirittura non la sa neanche l'imprenditore che scuola. Abbiamo fatto un corso di PNL, tutti quanti. Programmazione neurolinguistica, non solo chi magari aveva rapporto sul cliente, tutta l'azienda, tutti quanti. Perché anche la collaborazione tra i propri collaboratori, che poi tra l'altro sono un cliente interno, non un collaboratore di un'azienda, ecco, il dialogo tra di loro, la comunicazione tra di loro, doveva essere la migliore possibile. Per lo fare gli dovevamo dare in mano degli strumenti, delle tecniche. Attraverso la PNL devo dire che effettivamente molti dei nostri collaboratori hanno iniziato a dialogare tra di loro in maniera differente. La lezione settimanale, cioè ogni lunedì noi ci incontriamo dalle 9:30 alle 11:30 circa, facciamo una riunione con tutti quanti e diciamo quello che è stato fatto la settimana prima e quello che faremo durante la settimana. Questo c'è un corso di livello, tutti quanti insieme. Una gara di go-kart, una gara simulata, un torneo di beach tennis. Abbiamo lavorato fuori dall'ufficio, siamo andati in pinetta, in spiaggia, in degli hotel che ci hanno lasciato a disposizione la piscina. Abbiamo introdotto il discorso della open innovation, cioè il martedì dalle 5 in poi non si lavora, ma si pensa solo a quelle che potrebbero essere delle innovazioni, quelle che possono essere delle cose che possono anche prescindere dalla nostra azienda, non necessariamente nel nostro settore. Infatti sono nate delle idee anche simpatiche, ho fatto un test e abbiamo chiesto tra questi task quale fosse la cosa più importante per i collaboratori. Loro ci hanno risposto, noi pensavamo allo stipendio subito, invece ci hanno detto pieno apprezzamento del lavoro svolto. Ognuno di noi vuole trionfare. In azienda ci siamo resi conto veramente che ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto, ha bisogno di trionfare. Questo anche dei soci, anche noi ci siamo messi in discussione, ci siamo fatti dare una valutazione. A me hanno dato gli schiaffoni che non vi immagino. Incenza, cioè noi ogni anno mi mando il bilancio aziendale, quello vero, è un po' modificato, vediamo male. E qui ci incontriamo diciamo benissimo, il mese scorso abbiamo fatturato X migliaia di euro quando abbiamo fatto. Grazie, spero di non aver preso troppo tanto tempo.